a tutte, grazie agli amici e alle amiche radicali e delle altre associazioni che hanno organizzato questa presenza, questo momento qui oggi. Io sono qui a dare una testimonianza di presenza perché penso che in questa fase soprattutto sia bene ricordare questo 20 settembre, perché dei tratti di laicità che lo Stato doveva avere e che stavano nei disegni dello Stato unitario oramai ne abbiamo molto poco. E allora non la farò lunga, Staderini ha già detto molte cose che condivido sia sull'IMU che sulla questione di come oggi gestito l'8 per mille. Quella dell'IMU è uno scandalo incredibile, abbiamo un governo velocissimo a togliere i soldi dalle tasche degli italiani, in particolare degli strati più deboli della popolazione, e invece lentissimo a fare i decreti quando devono andare a prendere i soldi da qualche altra parte. E un governo questo che mette insieme i poteri finanziari con indubbiamente il Vaticano, questo mi sembra l'asse che tiene assieme questo governo e lo si vede nell'azione. Solo due cose. La prima è questa: come mai un comunista è qui assieme ai radicali? Per un motivo molto semplice. Noi siamo dentro una situazione in cui c'è un liberismo economico sfrenato e poi un'ideologia da Stato etico. Io la penso esattamente a rovescio, penso che bisogna essere liberali fino in fondo sui diritti civili delle persone, va rispettato il diritto delle persone e che non bisogna essere liberisti in campo economico, che invece il campo economico è il campo della solidarietà e il campo dell'intervento dello Stato. Io vorrei un grande intervento pubblico per garantire un po' più di giustizia sociale e vorrei che lo Stato se ne stesse più indietro per quanto invece riguarda i diritti delle persone. Purtroppo abbiamo questo elemento rovesciato, per questo sono qui oggi, non sempre con gli amici e le amiche radicali la pensiamo nello stesso modo, sulla parte dell'economia la distanza è molto forte, ma invece su questa parte che riguarda la laicità dello Stato io penso che ci debba venire uniti e che bisogna fare una battaglia anche quando questa non è sempre una battaglia maggioritaria, perché bisogna anche avere il coraggio di testimoniare e di testimoniare fino in fondo. E quindi grazie a voi che siete qui e direi che cedo la parola anch'io, sostituendomi a chi deve fare il presentatore, a Maria Bonafede, che penso sia la prossima oratrice. Buona giornata a tutti e tutte e festeggiamo questo 20 settembre. Buonasera, io sono più bassa per cui vi vedo appena, ma io sono, sì, sono pastora, non sono più moderatora, perché nella mia chiesa, la chiesa valdese, anche le cariche apicali sono elettive e durano, hanno un mandato di un certo numero di anni e poi si passa ad altro. E sono qui perché sono stata invitata con molta gioia, sono qui. Siamo pochi, ma credo che sia una data importante, un monumento importante. Ascoltando gli oratori che mi hanno preceduto, leggevo la scritta che c'è sul muro e vi faccio notare che questa scritta è stata fatta nel 1920, a 50 anni dalla breccia di Porta Pia. Il comune ha scritto una lapide in onore della breccia di Porta Pia. Immaginatevi se oggi il comune potrebbe scrivere una cosa così. Siamo proprio in un altro mondo, in un altro tempo. Sono stati 50 anni, dal 1870, quasi 60, fino all'avvento del fascismo, di grande libertà di pensiero in Italia. Arrivavano i libri dall'estero, si poteva discutere, parlare. Le scuole erano scuole in cui si insegnavano le materie, non c'era l'insegnamento della religione cattolica a scuola, che è venuto dopo con i patti lateranensi e con il nuovo accordo tra lo Stato italiano fascista e il Vaticano. E quindi tutto questo è successo, ma quei 50 anni sono anche l'origine, diciamo, di una grande libertà, io direi il prodromo del pluralismo. Dal 1870 fino al 29 è stato possibile anche ai cristiani evangelici italiani entrare
e diffondersi in Italia. Quasi tutte le nostre chiese, a parte quelle storiche delle Valli Valdesi, sono nate in quel cinquantennio, quasi tutte sono nate alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, come possibilità finalmente di poter parlare, di poter anche annunciare l'Evangelo, perché io sono credente, mi sono anche chiesta quando mi è arrivato l'invito, dico ma e vado in mezzo a tutti i movimenti atei, sì, perché no? Perché c'è posto nella libertà e nella democrazia per i pensieri diversi, per le fedi anche, così come c'è posto per le non fedi, per un pensiero che non si riferisce a Dio in primo luogo. Allora volevo solo salutare a nome mio personale, ma diciamo anche interpretando il fatto che i valdesi in Italia, i valdesi metodisti sono una chiesa che ha tanto faticato per radicarsi e che ha avuto molte difficoltà per poter riuscire ad avere uno spazio e oggi cerca di lavorare perché tutti quelli che ancora non ce l'hanno possano avere uno spazio e un riconoscimento pubblico, possano dire, pensare e pregare come ritengono giusto e non necessariamente solo nei modi cristiani e tantomeno solo nei modi cattolici. Vi ringrazio molto di questo invito e come in tante altre manifestazioni in cui si celebra la libertà di coscienza, il diritto di pensare con la propria testa, con la schiena dritta, senza che nessuno ci dica quello che dobbiamo credere, questa è un'altra occasione in cui questa testimonianza può essere data forte e chiara. Grazie mille. Grazie a Maria Bonafede. Grazie Sergio di ricordarci sempre di questa scadenza. Io sono uno di quelli che ha sempre partecipato a questa ricorrenza del 20 settembre. Mi fa molto piacere che la platea si allarga e anche altre forze oggi sono qui a partecipare a questa nostra manifestazione che è una manifestazione di lotta. Io voglio soltanto ricordare, per non essere ipocrita, che se oggi qui, dopo 100 anni, siamo ancora a celebrare la breccia di Porta Pia, le ragioni possono essere soltanto due. O siamo nostalgici e vogliamo soltanto una ricorrenza culturale, storica, insomma che inizia e finisce lo stesso giorno, o perché le ragioni e i motivi per cui 100 anni fa, in pieno risorgimento, è stata fatta la breccia di Porta Pia, a Roma è diventata capitale d'Italia, e giovani uomini hanno sacrificato la loro vita per dare un cambiamento a questo Stato. E quelle ragioni e quei motivi vuol dire che ho per ragioni e motivi che oggi sono ancora tutti attuali, vuol dire che la breccia di Porta Pia non è finita, che siamo qui dopo 100 anni a combattere per gli stessi motivi per cui oggi alle nostre spalle c'è questa breccia. Questo ci deve far riflettere, però non possiamo essere ipocriti, la responsabilità non è soltanto di una Chiesa cattiva, una Chiesa che vuole essere egemone, cioè tutte le responsabilità. Io sono rimasto a Libera Chiesa e Libero Stato e penso, a nome dei socialisti, che molti dei quali sono cattolici, alcuni anche praticanti, ma noi abbiamo sempre lottato per la libertà e anche per la libertà di culto, noi lottiamo per la libertà di culto di tutte le religioni. Però io qui oggi voglio dire, proprio perché è una ricorrenza che faccio da tanti anni insieme ai compagni radicali, che ora è arrivato il momento che anche noi, nessuno escluso, si prende le proprie responsabilità. Se oggi la Chiesa romana, se le gerarchie ecclesiastiche hanno questo straordinario, immenso potere sul nostro Stato e sulla nostra città, bene, io penso che qualche responsabilità l'abbiamo anche noi, perché noi siamo stati al governo di questo paese, siamo stati al governo di questa città, siamo stati al governo di questa regione e forse non abbiamo seguito le indicazioni e le indicazioni risorgimentali proprio della breccia di Porta Pia. Qualche responsabilità penso che ce la dobbiamo prendere ed ecco per cui oggi io penso che questa manifestazione deve essere intesa come una manifestazione di lotta, non una manifestazione commemorativa, non una manifestazione per ricordare che insomma i valori risorgimentali, è una manifestazione di attualità, perché la situazione politica italiana è tale che
bisogna anche vergognarsi di questa Chiesa e di questo potere delle gerarchie ecclesiastiche, di questo governo e dei precedenti governi, di questo governo e dei precedenti governi che hanno consentito questa vergogna prima dell'ICI e poi adesso dell'IMU, senza parlare poi della scuola pubblica, dell'insegnamento obbligatorio, della scelta dei professori, del potere straordinario che ancora oggi hanno nelle istituzioni. E la colpa non è perché Alemanno e la Polverini, parlando del nostro territorio, sono, tra altre cose, anche in maniera immeritata appiattiti sulla Chiesa per proprie convenienze. La verità è che forse anche noi dobbiamo fare di più, anche noi abbiamo l'obbligo di ricordarci che questa nostra città, questa nostra regione, questo nostro paese deve essere un paese laico, un paese libero, un paese capace di ospitare tutte le religioni, dove la fede è una scelta individuale che non può essere imposta a nessuna, ma soprattutto che deve essere tutelata la libertà anche di chi non crede, e soprattutto dobbiamo garantire alle nostre future generazioni che siamo stati capaci di fare quello che hanno tentato di fare più di 100 anni fa i nostri predecessori, cioè la breccia di Porta Pia. Oggi più che mai noi dobbiamo fare una nuova breccia di Porta Pia. Non è più consentito che questo Stato fa dei passi indietro e non in avanti, per cui stiamo subendo le angherie, le prepotenze, il dominio di chi non ha nessun diritto di esercitare intorno su di noi. Ecco per cui sono contento, e vado concludendo, che a questa manifestazione partecipano anche tante altre forze politiche che forse nel passato in maniera timida insomma, non hanno proprio aderito convintamente a questa manifestazione. Però penso che tutti quanti insieme qualche elemento di autocritica dobbiamo inserire nei nostri ragionamenti, e soprattutto farci carico che il percorso è ancora lungo, che tante altre battaglie ci aspettano e che la vittoria non è dietro l'angolo. Se però non possiamo aspettare altri 100 anni, io penso che già con le prossime scadenze elettorali, già con le prossime scadenze elettorali nazionali e comunali, noi possiamo pretendere che alcuni obiettivi laici, che alcune strategie laici, alcuni contenuti di laicità ci siano nei programmi di chi vuol fare il sindaco di Roma, di chi vuol fare il presidente del Consiglio nazionale. Io ringrazio a tutti quanti voi e do la piena disponibilità a questa battaglia, a una battaglia di rinnovamento, di cambiamento, di laicità, e soprattutto perché ognuno di noi rispolveri quello che qualche anno fa abbiamo avuto il coraggio di manifestare a Piazza Navona, l'orgoglio laico. Occorre che tutti quanti insieme rispolveriamo il nostro orgoglio laico. Grazie.